Il magistrato niscemese Lido Conti ha sempre detto di amare moltissimo Gela per la sua storia, per le sue persone, per il suo calore. Giudice per le indagini preliminari dal 2002, per ben 12 anni ha esercitato con grande impegno e professionalità la sua funzione al Tribunale di Gela e dal 2013 è GIP al Tribunale di Caltanissetta. Adesso è ufficiale, ritorna a Gela. Un caso raro, un magistrato che chiede e ottiene di ritornare da dove è partito. Sì, perché Lido Conti, come dicevamo, ama visceralmente la città del Golfo. Io credo che sia la prima volta nella storia, credo che sia anche la prima volta che in sede di trasferimento ordinario qualcuno faccia domanda proprio per il Tribunale di Gela. Sono stato destinato alla sezione penale, poi siamo in attesa di riorganizzazione di tutti gli incarichi e tendenzialmente dovrei ritornare al GIP non appena avrò concluso il periodo che si chiama di decantazione. Voi sapete che io sono ormai celese d'adozione, quindi per me è un po' un ritorno a casa. Poi c'è una distanza minima rispetto al mio luogo di residenza, e poi perché secondo me posso dare il mio contributo a una città come quella di Gela, che ha bisogno di molti contributi. Dottore, ma quali saranno le emergenze da affrontare? Noi lavoriamo su tutti i fronti come sempre abbiamo fatto, noi facciamo un lavoro che più che altro è di gestione di quello che accade, non ci occupiamo certamente di fenomeni in termini sociologici o politici. Il nostro obiettivo è quello di far funzionare l'istituzione di giustizia nel miglior modo possibile ed è una risposta più celere possibile ai cittadini, alle esigenze dell'affermazione dei diritti e nell'ottica del rispetto delle regole. Intanto domani alle 11 al Tribunale si insiederà il nuovo presidente della sezione penale. Si tratta di Miriam D'Amore, già consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del Tribunale gelese. Dottoressa Miriam D'Amore è un magistrato splendido, una persona eccezionale. Siamo veramente felici. Per la verità facevamo il tifo per lei quando si trattava di decidere chi sarebbe stato il presidente della sezione penale. Intendo tutti indistintamente.